Il conservatorio nella città è il libro scritto dai docenti Anna Maria Ioannoni Fiore e Riccardo Graciotti ed edito dalla Libreria Musicale Italiana e l'occasione è stata quella di celebrare i 50 anni dalla statizzazione del conservatorio di Pescara Luisa D'Annunzio avvenuta nel 1969. Il libro è stato presentato ieri alla presenza, tra gli altri, del presidente Maurizio Di Nicola e del direttore Alfonso Patriarca. Una storia di didattica musicale ormai equiparata a quella di un ateneo, vista la valenza dei titoli accademici che rilascia e che si inserisce con pieno merito in quella dinamica di una città come Pescara cresciuta così vistosamente dal dopoguerra. Nel libro c'è anche un'appendice in cui sono indicati i nomi di tutti i diplomati dal 1969 all'anno accademico 2019-2020. Il punto di vista del compositore Francesco Antonioni, presente anch'egli all'evento. Il Conservatorio è un'istituzione molto importante perché crea cultura, accende fuochi laddove sembra che il fuoco sia spento. Ed è importante certamente per la città di Pescara, per la provincia, per la regione, ma vorrei cogliere l'occasione delle tre bandiere che sono dietro di me, perché è davvero un conservatorio, diciamo così, la musica, no? Che non ha bisogno di parole, si confronta a livello europeo, a livello internazionale, a livello mondiale. E quindi questo gesto di orgoglio da parte del Conservatorio di Pescara, di sottolineare l'importanza della sua storia e del suo futuro, mi sembra un punto fondamentale per potersi confrontare alla pari, perché no, con le altre istituzioni analoghe che si trovano nel resto dell'Italia e in Europa. Forte il legame con Gabriele D'Annunzio e non solo perché il Conservatorio è intitolato alla madre del Vate, Luisa. Negli ultimi 20 anni, 30 anni, sono diventate molto diffuse le cosiddette sound walk. Sound walk vuol dire camminate sonore. Ebbene, la pioggia del pineto di D'Annunzio è una sound walk scritta forse 100 anni prima che venisse, no 100 anni no, però 50 anni prima che venisse pensata un'idea del genere dal punto di vista acustico, Gabriele D'Annunzio l'aveva già realizzata in una poesia.